Apro il webinar. Io sono Nicola Simonelli, sono il coordinatore del gruppo di studi assistenza infermieristica e tecnica in cardiologia della Società Italiana di Cardiologia. Per me è a dir poco un onore e un piacere introdurre questo webinar, che sarà il primo di una serie di quattro incontri di cui il referente è un membro ormai storico del nostro nucleo operativo, del nostro gruppo di studio, della Società Italiana di Cardiologia, del nostro gruppo di studio, il dottor Stefano Santucci, tecnico sanitario di radiologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma, che ha sempre portato avanti e organizzato questi webinar che stanno diventando una pietra miliare e ormai dei fondamenti riservati alla cardiologia interventistica, in particolare, come vedete, l'anatomia radiologica e coronarica fondamentale per il lavoro in emodinamica. La riflessione che mi fa piacere vedere è che ci sono sempre tantissimi iscritti, nonostante l'argomento sia un argomento di nicchia. Questo mi fa riflettere che la cardiologia interventistica e l'anatomia radiologica stanno diventando sempre di più degli argomenti trasversali e comuni ed interessa a molte più aree sanitarie. Io la faccio breve e voglio intanto ringraziare la dottoressa Antonella Tomasino per la partecipazione insieme a Stefano, quindi è una presentazione anche multidisciplinare, e voglio ringraziare il dottor Oronzo Chialà per la sua partecipazione. È il past coordinator del nostro gruppo di studio. Per me è la prima esperienza in questo coordinamento, e sia Stefano che Oronzo sono di fondamentale importanza per il mio lavoro di coordinatore e li ringrazio vivamente. Adesso non tolgo altro tempo e magari passo un attimo la parola a un secondo d'Oronzo, che vi spiega le regole basilari di comportamento per questo webinar. Va bene? Grazie. Sì, ciao Niccolò, ti ringrazio per l'intro iniziale e condivido appieno tutto quello che hai detto, soprattutto sulle grandi collaborazioni che abbiamo portato avanti. In questo campo Stefano si è dimostrato, diciamo, un elemento trainante che ha portato tanto interesse verso un aspetto che fino a qualche anno fa molti non pensavano rientrasse, diciamo così, nell'ambito della cardiologia. Invece c'è da sempre, e Stefano è stato bravissimo a introdurcelo nella maniera più competente possibile. È sempre un piacere assistere alle sue lezioni, sia quelle relative all'anatomia radiologica, sia quelle relative alla radioprotezione. I prossimi eventi poi verranno pubblicizzati, ma ne avremo tanti, tanti fino alla fine dell'anno, fino a quando non avremo il congresso nazionale a dicembre a Roma, che ricordo essere gratuito per tutti gli infermieri e gli altri professionisti sanitari. Ricordo a tutti che per quanto riguarda il rilascio degli attestati di partecipazione a questo webinar, poi la segreteria scientifica di SIC si occuperà direttamente dell'invio a ciascuno, quindi mi raccomando, nella compilazione dei form per la registrazione siate il più possibile precisi con nome, cognome e indirizzo email affinché possiate essere raggiunti direttamente dall'attestato relativo all'evento. Quindi niente, lascio la parola a Stefano Santucci e auguro a tutti una buona visione. Grazie Oronzo, grazie Nicolò. Io nel frattempo faccio ancora qualche prova per inquadrarmi meglio, perché mi avete
prima diciamo ripreso. Ringrazio Antonella Tommasini, la dottoressa Carduella, che è interventista che partecipa, diciamo, un po' anche tirata dentro dal mio, diciamo così, entusiasmo. E, sì, come dicevi Oronzo, lavoriamo in un ambito abbastanza, diciamo così, ristretto, tra virgolette, molto molto specialistico, quindi quello che cerchiamo di fare è semplicemente condividere le nostre esperienze, le nostre conoscenze, partendo da concetti di base, per poi arrivare nei prossimi incontri, grazie al supporto della dottoressa Tommasino e anche di altri specialisti, per consentire una migliore comprensione di quello che è il mondo della cardiologia interventistica, perché spesso anche i colleghi infermieri che lavorano in ambito cardiologico ma non in emodinamica non hanno una visione chiara e completa della complessità che si raggiunge in ambito emodinamico e quindi di cardiologia interventistica. Abbiamo già fatto dei webinar, come ricordate, su questo argomento, su che cos'è la coronariografia. Se qualcuno può essere interessato può andare sicuramente a rivederli sul canale YouTube della SIC. Quindi un breve richiamo: che cos'è la coronariografia? È una rappresentazione bidimensionale delle attenuazioni delle radiazioni ionizzanti. Queste attenuazioni si ottengono mediante iniezione di contrasto, cioè i raggi X arrivano sul mezzo di contrasto, che in questo caso si trova all'interno della coronaria, vengono rallentati, quindi perdono energia perché il mezzo di contrasto ha un elevato numero atomico, quindi rallenta queste radiazioni che arrivano con meno energia sul detettore. Dove arrivano con meno energia si crea una differenza di attenuazione, appunto, che crea contrasto tra il mezzo di contrasto, non a caso si chiama così, e il tessuto sottostante. Scusate, ecco qua. E non è un esercizio banale quello che deve eseguire lo specialista, per anche spesso col supporto del tecnico, per la ricerca della proiezione ottimale. E il principio di base è quello di avere e disporre il detettore in modo più parallelo possibile al tratto di arteria che si intende rappresentare. Questo è molto importante, vedremo più avanti perché. Le coronarie possono essere paragonate per la loro forma a dei segmenti. Quindi per rappresentare un qualcosa che non è lineare è necessario rincorrerlo, ossia girare intorno al cuore in modo tale da avere queste strutture che si intende rappresentare, come la discendente anteriore e tutto il resto, in modo più parallelo possibile. Questo per far capire un piccolo esempio di alcune delle proiezioni che si possono ottenere, quindi rappresentare. La coronaria è la stessa di questi disegni, però in posizioni, in angoli completamente diversi, appaiono, come vedete, per esempio in questo caso la coronaria discendente la troviamo alla nostra sinistra, circonflessa alla nostra destra, passando ad una proiezione diversa è il contrario, la circonflessa la troviamo a sinistra, alla nostra sinistra, e la discendente alla nostra destra. E allora io mi sono fatto un po' di disegnini, perché io ovviamente qui rappresento un po' di proiezioni, e ho disegnato, semplicemente per un po' di una migliore comprensione, quelli che sono i tratti caratteristici più importanti, ovviamente, di questo angle, per esempio, di questo punto di vista. Il tronco lo possiamo vedere in indaco, poi c'è il tratto prossimale dell'iva in giallo, tratto intermedio e tratto distale. La circonflessa, come potete vedere, ho rappresentato solo la parte più prossimale, si vede poco, si vede, ma insomma, ovviamente se ci fosse una stenosi si vedrebbe comunque, però non è la migliore proiezione. Andando avanti, vedo sempre il tronco, vedo sempre, poi si può anche vedere che, se notate, i tratti che ho rappresentato cambiano anche di lunghezza, proprio perché ad ogni proiezione, per esempio i diagonali in questa proiezione non si vedono quasi, sono sovrapposti. Ovviamente una valutazione, lo specialista è in grado di farla comunque anche in questa proiezione, però non è la proiezione ideale. Diverso invece in questa di proiezione, dove i diagonali, ma anche la circonflessa, che troviamo in questo caso a destra dello schermo, che è questa,
si vede in tutta la sua estensione, compresa ovviamente la discendente anteriore, bene, e i nostri piccoli settali. Questa è una delle proiezioni più conosciute perché viene chiamata ragno, viene definita ragno, perché sembra un ragno che ci viene incontro. In effetti la discendente anteriore ci viene incontro perché viene verso di noi. Questo è il punto di vista. Il detettore è posto proprio verso l'apice del cuore, del ventricolo sinistro. Il tronco si vede molto bene, la discendente anteriore, il tratto prossimale un po' meno bene, vedete che è più corto come tratto rispetto ai disegni precedenti, e si vede abbastanza bene il tratto intermedio e molto bene il tratto distale. Questa è la rappresentazione, ovviamente le valutazioni dello specialista le fa sempre con il movimento. Questa è la corona della destra, un pochino, tra virgolette, meno complessa, però sempre, si tratta sempre degli stessi disegni che hanno punti di vista completamente diversi. Per esempio, la discendente posteriore in questa proiezione si vede, si intravede, ma non si capisce, non si è in grado di definire la lunghezza. Cambiando angolo, cranializzando l'arco, invece si è in grado di definire con estrema precisione la lunghezza. Questa è la rappresentazione sempre con i disegnini, poi più avanti potete notare appunto che le lunghezze cambiano perché cambia proprio il modo in cui vengono rappresentati in modo non parallelo, ovviamente, rispetto al piano sensibile. Quindi questo per esempio è il ramo atriale che si vede, eccolo qui. In questo caso lo vediamo abbastanza completo nella sua lunghezza. Vediamo anche il marginale acuto, tratto intermedio, tratto distale, la crux, molto importante per le valutazioni, e poi portero laterale, primo e secondo. Un po' meno chiaro il concetto di lunghezza è sulla interventricolare posteriore. Infatti, su questa proiezione evidenziano al meglio il tratto prossimale, il tratto intermedio e il tratto distale. Cambia l'angolo, il tratto prossimale mantiene più o meno la sua lunghezza, si vedono dei profili diversi, ovviamente. Il lato superiore, qui dove io sto muovendo il mouse, è occupato dall'atrio, perché come sappiamo la coronaria destra decorre all'interno del solco atrio-ventricolare. Il nostro marginale acuto si vede molto più chiaramente in quanto alla lunghezza. Si vede abbastanza bene l'IBP e il postero laterale. Sul disegno io ho cercato di rappresentare ovviamente il movimento che dà la valutazione, dalla quale si può trarre una valutazione più completa, però vengono, come vedete, completamente sovrapposti con questo ricciolo che di fatto non consente la completa visualizzazione del vaso. In questo caso non c'è più il ricciolo, non c'è più quel gomito, perché si è cranializzato. Dottoressa, avete bene cranializzato? Non c'è il microfono? Eccolo. Eccomi, Sì. eccomi. Sì, cranializzato, esatto. Sono due termini che si utilizza molto, craniale e caudale. E questo ve lo può spiegare sicuramente meglio Stefano. Dipende, diciamo, da come andiamo a mettere il tubo, se alla testa craniale o in prossimità, diciamo, dell'addome del paziente caudale. Quindi in questo caso sì, si è cranializzato, quindi si è fatto un anteroposteriore craniale. E che ci consente di vedere molto bene, come mi stava dicendo Stefano, il tratto distale della coronaria destra, che è la crux, si chiama in termine tecnico anatomico, con la biforcazione dei rami più importanti della coronaria destra, che sono il postero laterale e l'interventricolare posteriore. Benissimo, allora andiamo avanti. Adesso qui ho rappresentato le pareti del ventricolo, perché ovviamente in questo caso con la ventricolografia la valutazione che si fa è rigorosamente della cavità, oltre che della tenuta delle valvole, sia della mitrale che dell'aortica. In questo caso la tenuta è un po' scarsa, non sbaglio?
Allora, sì, diciamo che la ventricolografia è stata per molti anni, diciamo, una metodica fondamentale per la cardiochirurgia, soprattutto quando l'ecocardiografia non era all'altezza di fornire delle quantificazioni delle insufficienze valvolari come è ora. In questo caso si vede benissimo come nella parte dietro l'aorta, dove è appunto l'atrio sinistro, e in concomitanza della contrazione del ventricolo sinistro, una quota di contrasto rigurgita dietro. Questo è un indice di insufficienza mitralica. E l'insufficienza mitralica si quantifica da un punto di vista di ventricolografia a seconda di quanto contrasto rigurgita e quanto atrio non riusciamo a vedere. Quindi in questo caso abbiamo sicuramente un'insufficienza mitralica significativa, almeno un moderato severo. Ottimo. Non si vede molto bene l'atrio da come è stata fatta, Sì, colpa sì, sì. E nostra la ventricolografia, ovviamente. quindi si può però identificare, si possono identificare dei profili, il profilo anterolaterale che può essere suddiviso in altri tre segmenti. Io ho semplificato un po' per non complicare ulteriormente le cose. Poi abbiamo l'apice, il profilo inferiore medio e il profilo postero basale. Questi profili qua, questo spessore che vedete rispetto che si proietta sul campo polmonare e sul diaframma, sono lo spessore del muscolo cardiaco, che ovviamente nella ventricolografia non è rappresentato. Questo è un altro angolo, e in questo caso, anche qui ci sono gli spessori molto alti, perché questo paziente aveva un'ipertrofia, e qui lascio la parola ovviamente alla dottoressa. Allora sì, ovviamente diciamo che nella ventricolografia noi vediamo sia diciamo, la continenza delle valvole, in particolare quindi la valvola mitralica per la ventricolografia, l'aortografia, la continenza della valvola aortica, ma andiamo anche a valutare quella che è la cinetica, cioè come si contraggono le diverse pareti del ventricolo e anche gli spessori, appunto come correttamente vi stava dicendo Stefano. Ma nell'ambito delle alterazioni della cinetica, io non vedo più l'immagine però, Sì, non so, comunque. ho la condivisione, va bene. Non so che cosa ho premuto con queste mani, devo stare fermo. Esatto. Non so. Intanto ne approfitto che. Sì, vado avanti tranquillamente. Intanto ne approfitto un attimo, Stefano, scusate, Sì, scusi. Ho dimmi. avvisato in chat che Eccoci. se i discenti hanno delle domande di scriverle in chat che poi le risponderete a termine delle presentazioni. Grazie. Benissimo, Ok, eccoci qua, quindi tornati. esatto. Come si può vedere bene, diciamo, in questa che è un'altra delle proiezioni della ventricolografia, perché poi ve lo spiegherà bene Stefano, che le ventricolografie si possono fare in due proiezioni diverse, c'è una. Non è questa. Esatto. Questa è la classica proiezione che è l'obliqua destra e in cui si vede proprio il profilo lungo del ventricolo sinistro e riusciamo a vedere appunto molto bene la parete anterolaterale e la basale, la diaframmatica, come si chiamava anche diciamo un tempo. Ma possiamo andare anche in una sorta di short axis che è questa. Ok, in cui invece vediamo il ventricolo, lo prendiamo da dietro, insomma, quindi abbiamo una visione completamente diversa. Questa è un'obliqua sinistra. E in questo caso si vede benissimo che una porzione del ventricolo, quella che Stefano ha evidenziato a colori, si contrae in maniera anomala. E questo perché, Stefano? Perché c'è una dilatazione aneurismatica del ventricolo che riguarda, diciamo, una porzione molto ampia del ventricolo come vi ha disegnato, e in questo caso chiaramente la contrazione viene meno e quella porzione di cuore resta tondeggiante, ben evidente.
Sì, altro elemento molto caratteristico che mi piace sempre vedere, nel senso che tante cose si vedono e tante cose si immaginano. In questo caso, questo chiarore che si vede al centro non è nient'altro che un capillare ipertrofico. Guardate come si vede bene, perché non c'è il mezzo di contrasto e quindi non attenua ed è preso ovviamente di infilata. Quindi questo è un caso ovviamente che ha una patologia. Noi adesso più avanti vedremo qualche stenosi, però chiaramente questa non è un'argomentazione che ruota intorno alle patologie. Nel prossimo incontro con la dottoressa invece parleremo più specificatamente delle caratteristiche delle stenosi coronariche. E nei commenti se ci fate sapere se siete interessati di più anche alla valutazione e alla descrizione delle patologie, noi integreremo ben volentieri con la dottoressa, ovviamente, argomenti un pochino più specifici. Allora, gli angoli è importante, vorrei scegliere gli angoli esatti, giusti, perché una volta individuata una stenosi non è che si può dire ah, perfetto, fatto, adesso si inizia il trattamento. No, perché come si vede dal disegnino, noi a sinistra abbiamo una stenosi che si vede bene, però siamo fortunati perché l'abbiamo presa per l'angolo giusto, ma se cambio l'angolo, il disegno, come vedete, è contratto, è lo stesso disegno, la stessa stenosi, ma la dimensione delle placche risulta alterata e quindi lo specialista non potrebbe mai valutare correttamente le dimensioni dello stent da impiantare. Come in questo caso abbiamo una sinistra, un'obliqua sinistra, e infatti abbiamo la nostra circonflessa alla nostra destra, la discendente al centro dello schermo o più o meno a sinistra. La stenosi si vede, ma con un angolo completamente diverso, cioè dalla parte opposta, cioè andiamo a destra, la stenosi si vede molto più chiaramente. E in questo caso ovviamente chiamo in causa la dottoressa. Con una domanda banale, quale delle due proiezioni sceglierebbe per impiantare e per valutare la gravità della stenosi? Allora, come si può vedere, scusate, mi è andato via un attimo la connessione. La domanda è quale delle due proiezioni, Quale delle giusto? due proiezioni sceglieresti per Esatto, esatto, valutare, no? esatto. Allora, come si può, e chiaramente ha detto Stefano, nel senso sulla sinistra, la left 50 gradi, noi vediamo molto bene la stenosi, ma che cos'è che non riusciamo a vedere bene? E quanto è lunga la patologia aterosclerotica? E quindi non riusciamo sicuramente a individuare un punto di atterraggio di uno stent nel tratto prossimale, perché c'è una sovrapposizione importante tra quello che è il tratto prossimale della discendente anteriore, il tronco comune e la circonflessa. Cambiando completamente l'angolo, andando quindi in una caudale 30 gradi destra, si riesce molto bene a vedere il tratto prossimale della discendente anteriore, quindi io ho un'idea della lunghezza della lesione, quindi di quanto lungo devo scegliere lo stent per trattare quella lesione e quindi riesco a vedere in maniera ottimale quello che è l'atterraggio prossimale, ma anche l'atterraggio distale. Quindi probabilmente dovessi scegliere io la proiezione, deciderei di lavorare in una proiezione caudale. Anche se sto trattando una discendente anteriore, perché diciamo che la regola generale è che le proiezioni craniali sono quelle in cui noi vediamo molto meglio la discendente anteriore e le proiezioni caudali invece ci fanno vedere meglio la circonflessa. Però ricordiamo anche che il cuore è vero che ha tre coronarie, ma ogni anatomia è diversa dall'altra, per cui le proiezioni standardizzate a volte non sono utili, ma bisogna adattare le proiezioni a quella singola anatomia. Quindi però mi sembra di capire, questo ovviamente per cercare di spiegare meglio a chi non ne ha mai vista una o di coronografia, sono, correggimi se sbaglio, ovviamente sono tutte importanti queste proiezioni. Con questa a destra riesce a valutare bene sicuramente l'atterraggio, sia la rotazione della parte prossimale della discendente, ma meno, correggimi se sbaglio, la parte distale della stenosi.
Mentre, per esempio, con questa centrale tu riesci anche a valutare bene la parte di atterraggio, giusto? Perché il Sicuramente dev. la migliore delle, diciamo, delle proiezioni è quella centrale. Ok. Perché? Perché si mette in luce un'altra cosa, che c'è un ramo collaterale, un diagonale, che è molto importante, che bisogna comunque tenere presente l'origine di questo diagonale. E quindi nella proiezione centrale vediamo sicuramente l'atterraggio prossimale, l'atterraggio distale, anche l'origine del ramo collaterale. Il discorso è che, ahimè, le coronarie sono tridimensionali e quindi ovviamente una tecnica bidimensionale, e non entro io nel merito ovviamente perché non è, diciamo, non ne ho le competenze, e ha dei grossi limiti, ed è per questo che è importante sempre acquisire due proiezioni ortogonali per poter studiare l'anatomia nel migliore dei modi e per poter quindi poi procedere al trattamento più adeguato. Benissimo. Ed è importante, appunto, diciamo, la collaborazione. Questo lavoro non è un lavoro individuale, e ci tengo a dirlo, perché è un lavoro di equipe. Appunto, non a caso si parla equipe di emodinamica, perché tutti hanno un ruolo fondamentale. Il tecnico che ci aiuta, appunto, diciamo, nell'individuare la proiezione migliore, ma anche l'infermiere, diciamo, che ci supporta quotidianamente nell'attività. Non esiste, ecco, un ruolo principale, è un lavoro di equipe. Assolutamente, assolutamente. E adesso, siccome io mi diverto sempre a fare dei giochini, mi piace mostrare un po' anche, come dire, andare a fondo su quello che le immagini sono in grado di rappresentare. Qualcuno nei commenti giustamente ha detto che il mio microfono non era ottimale, spero che adesso sia, perché l'ho messo un po' più vicino alla bocca, fatemelo sapere. Ho fatto un disegnino per far vedere che tipologia di placca ci si può, come, si può evidenziare, si può valorizzare anche con l'angiografo, ed è la classica placca mista che contiene dei depositi di calcio. Questa è ovviamente una porzione di arteria fortemente malata. Il lume è fortemente ridotto e la placca è tutta questa, e all'interno possiamo immaginare anche delle porzioni necrotiche, dei depositi di calcio. Tutto questo si può vedere in angiografia. Adesso, questi sono dei, è una ovviamente coronarografia, sia l'immagine di destra che quella di sinistra. Sembrano veloci, il paziente non andava a 100 di frequenza, andava. Io ho tagliato il video, ovviamente, per far vedere non la parte angiografica, ma per far vedere come comunque lo specialista può avere un'idea già senza iniettare il mezzo di contrasto della tipologia di placca che andrà verosimilmente, non sempre così, verosimilmente a trattare. Questo profilo che vedete un pochino più scuro è tutto calcio. Si vede anche qui, e non va confuso con questo calcio che è quello delle cartilagini costali. Tant'è vero che è chiaramente individuabile perché non si muovono, o perlomeno si muovono con un ritmo diverso che è quello del respiro. Anche nell'immagine di destra, che è una proiezione leggermente diversa, guardate come si vede. Anzi, come diciamo noi ogni tanto, la coronaria non c'è bisogno di fare mezzo di contrasto perché si vede già così. E infatti, eccolo qua. Se riuscite a individuare con lo sguardo a sinistra, un occhio a sinistra e un occhio a destra, il lume è fortemente ridotto da una placca teromasica mista. Giusto, dottoressa? Sì, assolutamente, una placca mista, severamente calcifica e con un'entità di stenosi angiograficamente significativa. E
ingrandendo un po' queste immagini, se ricordate il disegnino che ho fatto prima, quando lo specialista gonfia un pallone, vedete che non aderisce alla placca, alla porzione calcifica della placca, ma c'è questo cappuccio, c'è questa distanza di radiotrasparenza tra il pallone e la calcificazione che ci fa e dà una chiara indicazione che sarà una placca, si tratterà di una placca mista. Io poi ci aggiungo sempre i miei disegnini. E la placca mista, dottoressa, è più rassicurante sotto il punto di vista terapeutico, meno rassicurante, più pericolosa, come... Ma allora sicuramente diciamo che nessuna placca è rassicurante, mettiamola così. E, sì. È chiaro che il calcio sicuramente è più ostico da trattare e quindi è più complicato da ottenere un risultato, diciamo una dilatazione del lume e ottimale con una stenosi residua appunto inferiore al 20-30%. Sicuramente la più pericolosa in assoluto è quella che va incontro alla rottura di placca con la rottura del cappuccio fibroso che angiograficamente noi non riusciamo a vedere, ma vediamo con altre tecniche di ausilio quali l'IVUS o l'OCT. E le placche soft sono quelle che solitamente si vanno ad associare appunto ad una sindrome coronarica acuta. Il calcio è più un indice di una sindrome coronarica cronica, ma ovviamente non la presenza di calcio non esclude che si possa destabilizzare una placca sottostante come in questo caso e quindi diciamo comportare una sindrome coronarica acuta in un contesto anche di coronaropatia cronica. Poi parleremo delle CTO, insomma delle lesioni coronariche complesse con il professor Barbato. Qui in basso, non per sminuire la tua ovviamente partecipazione, assolutamente. Qui in basso possiamo vedere una micro tac di una calcificazione. Questa è la porzione calcifica di un'arteria con appunto placca mista. Allora, io sono arrivato alla fine e voglio ricordare i prossimi incontri. Il prossimo, il 12 giugno, sempre con la dottoressa Tommasino. Parleremo di appunto cardiologia interventistica, approcci e procedure strategiche, strategie procedurali. Poi parleremo della TAVI con pianificazione tecniche e procedurali e poi con il professor Barbato faremo un focus sul trattamento percutaneo o delle lesioni calcifiche. Grazie a tutti e adesso lascio la parola a Niccolò che così introduce anche la dottoressa. Grazie, grazie mille Stefano. E adesso eventualmente lascio la parola se ci fossero delle domande da parte dei discenti per la tua parte. C'è una domanda, Nicolò, riguardante l'esistenza di un protocollo nella scelta delle proiezioni da effettuare. Sì, l'ho fatta io. Vabbè, ma l'ho fatta io. Prego, dottoressa. Perché mi chiedevo appunto se esiste un protocollo non solo sulla scelta delle proiezioni da effettuare, ma anche sull'ordine. Questo lasciamo la parola alla dottoressa, ovviamente. Ci sarà eventualmente una priorità che la pone il punto di vista clinico, l'anamnesi, la storia del paziente, però ci sarà... Credo, non lo so, perché è comunque un ambito, seppur molto vicino, io lavoro di cardiologia, tanto lontano. Per cui lascio la parola a voi. Certo, Antonella. Allora, ovviamente sì, esiste un protocollo che è abbastanza semplice e intuitivo nell'infarto del miocardio, perché si fa una rapida diagnostica di quella che noi pensiamo essere la coronaria non colpevole, per poi dedicarci direttamente con una interventistica, diciamo, sulla quella che è la coronaria che noi pensiamo essere colpevole. Ad esempio, un paziente con un infarto anteriore, andiamo rapidamente con un catetere diagnostico a destra, acquisiamo rapidamente due proiezioni e poi andiamo direttamente con un catetere guida a sinistra che ci consente di passare tutto il materiale per poter poi
non solo fare la diagnostica, ma anche l'atto terapeutico. Per quanto riguarda invece una coronarografia diagnostica in un contesto non di emergenza, qual è l'infarto del miocardio, allora sì, teoricamente e accademicamente esiste un protocollo che prevede la diagnostica, che si debba partire prima dalla coronaria sinistra, effettuando quindi una diagnostica della coronaria sinistra, perché ovviamente rappresenta i due terzi del circolo coronario, la coronarico, la coronaria sinistra, e dopodiché una diagnostica della destra. E nell'ambito delle proiezioni della coronaria sinistra, sicuramente per quanto mi riguarda, io preferisco partire da una proiezione che mi consente di individuare subito se ci sono delle stenosi a carico delle porzioni più importanti, che sono il tronco comune e il tratto prossimale della discendente anteriore e della circonflessa. Quindi magari una spider, ad esempio, un ragno, come Stefano vi faceva vedere. E dopodiché chiaramente si gira intorno al cuore per poter poi, diciamo, partendo, avendo escluso le zone più pericolose, quindi il tronco comune e origini della discendente anteriore e della circonflessa, dopodiché ci si dedica alla diagnostica della discendente anteriore e della circonflessa. Questo è l'approccio classico. Ovviamente poi lo vedremo successivamente a breve, con l'introduzione dell'approccio radiale un po' è cambiata, perché adesso si parte spesso con la diagnostica della coronaria destra, perché il catetere destro è meno, come dire, traumatico nell'arteria radiale, per cui spesso e volentieri si sono invertite un po' le cose, dando priorità a un accesso e perdendo poi l'importanza della diagnostica nella coronarografia. Abbiamo una domanda da parte del discente, da Francesco Ruotolo, che conosco perché lavora nell'emodinamica, nella cardiologia interventistica, laboratorio di emodinamica e elettrofisiologia del mio ospedale. È corretto dire che sulle lesioni dubbie bisogna tener conto della proiezione che mette in luce la gravità delle stenosi, seppure in numero inferiore rispetto alle proiezioni in cui la placca ha un aspetto più bello? Chiedo anche a Francesco di collegarsi se può, cioè di accendere l'audio se vuole interagire. A voi la risposta. Sì, ci sono. Non so se mi sento. Sì, ti sentiamo benissimo, Francesco. Ok, no, nulla, io avevo solo questo dubbio, nel senso, perché non so se mi sono espresso bene nella domanda, perché poi mentre parlavano facevo fatica a scrivere, perché ero più concentrato a sentire quello che avevano da dirmi. Però la domanda che volevo porre era la seguente, cioè nel momento in cui una placca dubbia sul, non so, l'emodinamista in questo caso ha il dubbio su se trattare o meno la stenosi, faccio un esempio, ha tante proiezioni in cui questa placca sembra da non trattare, però una proiezione in particolare mette in luce la gravità di questa stenosi. È giusto, quello che voglio sapere, è giusto tener conto di questa proiezione unica che mette in luce la gravità della stenosi, o bisogna comunque tener conto del fatto che su tutte le altre proiezioni la stenosi non sembra significativa? Cioè basta questo per voler andare ad approfondire con ulteriori esami, come possono essere un FFR piuttosto che un IVUS, altre procedure diagnostiche intracoronariche? Si è sentita? Sì, si è sentita perfettamente. Okay. Allora, e questo è il concetto dell'eccentricità della stenosi, ovviamente, che è una delle cose più complicate, e Stefano vi ha mostrato in una delle prime diapositive appunto come il punto di vista, diciamo l'angolo con cui noi andiamo a individuare col fascio appunto di raggi la stenosi ci fa cambiare completamente sia la percentuale tra virgolette la severità. E ovviamente non basta una sola proiezione per poter decidere di trattare o non trattare, e
L'angiografia dei grossi limiti, come dicevo io prima, è la bidimensionalità è il principale. Per cui quando ci troviamo in una condizione in cui magari una sola proiezione ci fa pensare che quella stenosi possa essere angiograficamente più significativa rispetto al resto, a mio avviso adesso esistono delle metodiche aggiuntive di valutazione della severità della stenosi che soprattutto quando integrate in un contesto clinico adeguato, allora vale la pena di utilizzare, tra cui la FFR in particolare, e sicuramente, diciamo, io farei una tecnica appunto di secondo livello. Se ho quattro proiezioni con una stenosi angiograficamente dubbia, non significativa, in una invece con una stenosi che mi sembra più angiograficamente significativa, andrei una tecnica di secondo livello, più funzionale e meno di imaging. Ho capito, grazie, grazie mille. Grazie della domanda. Molto gentili, grazie a voi. Grazie a te Francesco della partecipazione, grazie a tutti. Adesso andiamo avanti, passo allora la parola alla dottoressa Tomasino, Antonella Tomasino, che lavora anche lei presso l'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma ed è cardiologa interventistica e emodinamista. Lascio la parola a lei. Ok, cerco di condividere lo schermo anche se non sono bravissima, sono veramente, come dire, abbastanza... Ok, perfetto. Si non vede so se, benissimo. Se... Si ok, vede benissimo. È un bravissimo maestro io. È il dottor Santucci. Multidisciplinare anche in questo. A 360 gradi è il mio maestro in tutti i sensi, insomma, partendo dall'emodinamica per arrivare poi alle cose più banali quali la tecnologia. No, no, è vero, Stefano lo sai, nel senso che... Non dico, non sai. Allora, diciamo che siamo andati un po' lunghi, quindi cercherò, come dire, di essere molto breve. E tutti voi sapete che la coronarografia, quindi le tecniche di diagnostica e prima, diciamo, gli studi emodinamici sono nati attraverso, diciamo, la puntura dell'arteria femorale, no? Che è stato l'accesso principe nella cardiologia interventistica per tantissimi anni, almeno fino a fine anni 90, quando in realtà è nata una corrente tra la Danimarca, la Francia, di provare ad eseguire le stesse cose attraverso un'arteria un po' più piccola che è appunto l'arteria radiale. E brevemente già vi dico che oggi l'approccio radiale è l'approccio più utilizzato all'interno dei laboratori di emodinamica. Perché? Perché ha dei vantaggi innegabili, che sono quelli di essere un accesso sicuramente meno invasivo per il paziente si può mobilizzare immediatamente. Tantissimi studi e trial hanno documentato che il tasso di sanguinamento è nettamente inferiore rispetto all'approccio femorale e che quindi anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche che noi abbiamo, cioè dei farmaci antiaggreganti che sono sempre più potenti, l'utilizzo di un approccio quindi meno che sanguina di meno, che pone a meno il rischio di sanguinamento il paziente, ha preso il piede, tanto è vero che nelle attuali linee guida è indicato in classe 1A come approccio di prima scelta. Ma d'altro canto, essendo un'arteria più piccola che sanguina di meno, ovviamente ci sono anche dei limiti che sono soprattutto correlabili alle dimensioni di un'arteria radiale. Tutti quanti voi avete idea di come è molto più piccola un'arteria radiale rispetto a un'arteria femorale, per cui se noi dobbiamo andare quindi ad utilizzare particolari, e poi lo vedrete col professor Barbato, tecniche di interventistica più complesse, ovviamente abbiamo necessità di utilizzare dei cateteri un po' più grandi e la radiale ovviamente non è sempre fattibile. E appunto questo è quello che vi ho detto. D'altra cosa che vi vorrei dire è che purtroppo l'accesso radiale si associa più frequentemente a delle anomalie di decorso, soprattutto nell'origine dei vasi epiaortici,
E quindi la manovrabilità dei cateteri è molto più complicata e anche una learning curve è molto più complessa rispetto all'approccio femorale. Quindi venendo adesso diciamo un po' al cuore della, questa era una premessa, e come si esegue una coronarografia e come in realtà fondamentalmente andiamo noi a cannulare rapidamente, vediamo dall'approccio femorale, dall'approccio radiale quella che è la coronaria sinistra, la coronaria destra. Quindi in questo caso vediamo come, allora, innanzitutto i cateteri sono avanzati su un filo guida e come vedete rappresentato qui, su questo filo guida si avanza il catetere in blu, si rimuove il filo guida e attraverso dei movimenti di rotazione e di controrotazione il catetere appunto va ad ingaggiare l'ostio, in questo caso della coronaria sinistra. E i cateteri che noi utilizziamo attualmente in emodinamica per effettuare una coronarografia sono i Judkins, e sono dei cateteri appunto che sono preformati per la cannulazione della coronaria sinistra e destra ad approccio femorale, per cui è molto più semplice la cannulazione. Ecco qui. Ovviamente diciamo che questo invece è una cannulazione dalla radiale sinistra. Come potete vedere, diciamo, la curva che il catetere fa sulla aorta e da femorale è di molto diversa rispetto a quella che fa da radiale. In questo caso che cosa subentrano? Subentra chiaramente, diciamo, una perdita di supporto correlata appunto alla parte superiore dell'arco, e quindi chiaramente il catetere da approccio radiale può essere meno stabile rispetto all'approccio femorale. E questa invece è una cannulazione sempre della coronaria sinistra da radiale destra. Anche in questo caso, per quanto il catetere tenda a poggiare sulla parete controlaterale dell'aorta, ovviamente la distanza tra l'aorta ascendente e il catetere è importante, e soprattutto se sono presenti delle tortuosità del tronco anonimo, la manovrabilità del catetere è, come dire, molto più complicata. In questo caso abbiamo rappresentato una cannulazione di un graft bypass venoso in vena grande safena per la parete anterolaterale del cuore, nel particolare per la circonflessa. Questa tipologia di graft solitamente è posizionata dai cardiochirurghi, viene innestata abbastanza una posizione medio-alta sulla aorta ascendente, per cui si utilizzano dei cateteri specifici, solitamente sono degli amplatz, che consentono una cannulazione abbastanza selettiva del graft. Anche in questo caso si vede come la cannulazione d'approccio femorale è abbastanza semplice, diciamo, e anche in questo caso possiamo vedere come sia dall'approccio radiale sinistro che dall'approccio radiale destro possiamo avere una cannulazione meno coassiale rispetto all'approccio femorale. Questo è correlato sempre al discorso che vi facevo prima che i cateteri sono stati costruiti proprio negli anni, diciamo, 70, diciamo 80, dipende dalla tipologia appunto dei cateteri, proprio per essere utilizzati dall'approccio femorale. Ma la radiale ha un vantaggio, che è quello appunto, soprattutto nell'ambito della radiale sinistra, di una cannulazione molto semplice e selettiva dell'arteria mammaria interna sinistra. Infatti, utilizzando come approccio l'approccio radiale sinistro, come potete vedere qui in alto, il catetere, qualunque catetere si possa utilizzare per la cannulazione della mammaria, passa proprio davanti l'origine della mammaria, e quindi riusciamo ad ottenere una cannulazione molto selettiva, un'ottima opacizzazione dell'arteria mammaria sinistra. Cosa che invece dalla femorale potrebbe risultare un po' più complicato. Si può vedere
vedete bene il giro che fa il catetere, quindi viene dalla aorta addominale, discendente, arco, bisogna salire su nella succlavia e quindi poi andare a cannulare la mammaria. Stesso discorso ovviamente per la mammaria destra, che da femorale sicuramente diciamo bisogna fare un bel giro per poter arrivare, bisogna negoziare tutto il tronco anonimo. Però riusciamo quindi comunque a vederla. Invece passiamo appunto a quella che è la coronaria destra. E questa è la rappresentazione appunto della cannulazione della coronaria destra da approccio femorale e qui andiamo a vedere appunto una cannulazione della coronaria destra da approccio radiale e vi faccio vedere anche in questo caso come è si ripete più o meno lo stesso discorso. Diciamo che l'approccio radiale e l'approccio femorale sono sicuramente due approcci che non sono simili sia nella rotazione dei cateteri e che poi diciamo in quello che è la complessità delle procedure che si possono fare. L'approccio radiale anche in questo caso è completo, come potete vedere il catetere è molto meno stabile rispetto alla cannulazione che si può ottenere da un approccio femorale anche per quanto riguarda la coronaria destra. Infatti anche l'entità e la stabilità della cannulazione è molto più stabile da femorale rispetto che da radiale. E la stessa cosa, vedete l'anomalia come la curva si distorce da ancora di più da radiale sinistra. E questo appunto il controllo della mammaria destra d'approccio appunto femorale e la stessa cosa ovviamente noi possiamo fare da radiale destra andando a cannulare diciamo la mammaria destra prendendo appunto pungendo l'arteria radiale destra. E i graft della coronaria destra sono posizionati solitamente sopra l'origine della coronaria destra e anche in questo caso possiamo vedere come da femorale la cannulazione è abbastanza semplice, un po' più indaginosa necessaria appunto una rotazione, ma un po' più indaginosa da radiale destra e poi da radiale sinistra. L'approccio femorale sicuramente è un approccio che viene utilizzato quando il paziente ha due mammarie, cioè abbiamo visto come anche se è complicato riusciamo a cannulare da femorale attraverso la succlavia sinistra, il tronco anonimo, in maniera più o meno selettiva quelle che sono le due mammarie. È chiaro che scegliendo una delle due arterie radiali si può vedere facilmente come il catetere dovremmo fare un giro molto più complesso per poter cannulare da radiale sinistra una mammaria interna destra. E questo è un caso appunto che abbiamo fatto nel nostro laboratorio in cui il paziente aveva una doppia mammaria, si era scelto di utilizzare appunto un accesso radiale sinistro, come si può vedere si ottiene un'opacizzazione della mammaria destra, ma che non è per nulla paragonabile a quella che noi riusciamo ad ottenere mediante un approccio femorale. Ok. Diciamo che pensando di aver fatto tardi ho corso un po' troppo e sono stata rapida. Grazie veramente per la presentazione. Chiara, sintetica ed efficace. Sì, perché pensavo di aver meno tempo a disposizione e sono andata come un treno. No, invece è stata molto chiara, molto lineare, anche in un tempo molto, molto ristretto. Esatto. Lasciamo spazio per eventuali altre domande. Se ci fossero. Se no, io intanto sarei incuriosito da
avere un feedback su quello che è l'approccio multidisciplinare in sala, giusto per rivangare un po' uno dei concetti che è alla base del nostro gruppo di studio. Dottoressa, se ci dà un piccolo feedback, intanto che ho visto Stefano che ha un po' di problemi col PC, su quello che accennava prima sulla multidisciplinarietà in sala, insomma, e quanto questa abbia un ruolo preminente. Allora sì, io come dicevo prima, il termine KIP non è un termine che è stato utilizzato a caso, è un lavoro multidisciplinare in cui tutti contribuiscono al risultato che è appunto il trattamento del paziente e ognuno per le proprie competenze, ognuno per il proprio ruolo, ma è proprio la competenza di quel ruolo che si integra con quello di un altro ruolo e che permette di ottenere il risultato finale. Personalmente io mi rivolgo spessissimo al di là del vetro e chiedo spesso, secondo voi che dite, e il consiglio di una proiezione, ma anche semplicemente diciamo di un altro punto di vista è fondamentale. E a mio avviso è vero che il medico, il cardiologo interventista utilizza le mani e quindi esegue tecnicamente l'intervento, ma la riuscita di quell'intervento è il frutto di un lavoro di equipe che e tutti i ruoli sono fondamentali, dall'infermiere che controlla i parametri, che somministra i farmaci, che aiuta anche al tavolo, poi dipende dalle emodinamiche, perché ad esempio nella nostra emodinamica abbiamo come secondo operatore nel corso delle urgenze diciamo, l'infermiere, però ricordiamo anche il ruolo del tecnico che a volte ci aiuta, ci indica le proiezioni e come dire, è un lavoro multidisciplinare e non va assolutamente come dire, considerato come il cardiologo interventista l'unico artefice della riuscita. Sì. Ok. Grazie intanto. Sì, anch'io mi unisco al commento del dottor Chiarà, che è veramente entusiasmante, direi. Vedere l'affiatamento e il rispetto che ci sono della multidisciplinarità all'interno di questo campo di lavoro altamente specialistico. Volevo ricordare in breve, a chiusura, allora innanzitutto rivolgo l'attenzione verso l'ultima domanda che ci è arrivata e chiederò adesso. Chiedo che il dottor Santucci abbia ancora delle difficoltà di collegamento. Mi Comunque sembra di poi sì, Nicolò. risolverò il dubbio e vi porterò notizia sulle slide. Vi do comunque l'ultima notizia che, ribadendo quello che ha detto il dottor Chiala prima, che la richiesta di attestati di partecipazione dovrà pervenire direttamente da voi. Si aprirà al sul sito della Società Italiana di Cardiologia una sezione fra aspettate 3 o 4 giorni in cui c'è richiesta di attestato e vi dà il modo di inserire nominativi e di richiedere l'attestato. E comunque per qualsiasi cosa adesso scrivo in chat anche la mia mail, così ce l'avete per qualsiasi domanda o dubbio e vi lascio. L'ultimo pensiero è che sono molto felice di aver visto così tanti partecipanti per un'area veramente ultra specialistica che è davvero, davvero, davvero interessante. Abbiamo anche Stefano che è riuscito a ricollegarsi. Sì, lascio la Sì. parola a Stefano per la chiusura. Spenti e Stefano, accendi funziona sempre. avevamo la domanda se potevi condividere le slide. Sì, dietro pagamento, l'autopagamento, certo, volentieri, sì. Guarda, diciamo di sì, anche se poi ovviamente la possono rivedere sul
canale YouTube, questo è importante perché verrà poi caricato. E quindi sì, diciamo che dovrebbero essere oggetto di un lavoro un po' più ampio, quindi non che non la voglia fare, ma diciamo su richiesta specifica la mia mail credo che sia visibile. Ho scritto la mia mail per qualsiasi domanda a tutti i discenti, la condivido e ringrazio te Stefano, ringrazio la dottoressa Tomasina, grazie a voi, ringrazio Alonso. Voglio ricordare il prossimo appuntamento che è per il 12 di giugno, sempre stessa ora, stesso canale. Stesso canale e sarà il secondo appuntamento di 4 totali. Esattamente, affronteremo con la dottoressa proprio la definizione delle stenosi, delle belle rappresentazioni, come mettere gli stent, dove metterli. E terremo anche presente la domanda fatta appunto questa sera su come magari chiarire il dubbio se una stenosi non è angiograficamente significativa, magari prendendo spunto dalla domanda di questa sera. Assolutamente. Perfetto. Io ringrazio tutti e ci rivediamo. Una sola cosa, Niccolò, scusami, giusto per aggiornare i nostri ospiti in linea, che il sito SICardiologia, quello ufficiale di SIC, è aperta già la sottomissione degli abstract per il congresso nazionale, quindi ben accetti relazioni riguardo studi, evidenze, esperienze anche sul campo in area cardiologica e che saranno poi di interesse e saranno presentate durante il congresso nazionale di dicembre. Io vi ringrazio e vi saluto da parte mia, sempre molto interessante partecipare, è un onore sempre essere in prima linea nella presentazione di questi eventi, e a te, Niccolò, per un saluto finale. Ringrazio te, Ronzo, ringrazio Stefano, ringrazio la dottoressa Tommasina Antonella, ringrazio tutti i discenti perché mi rendo conto che a quest'ora della sera si è stanchi, si è voglia solo di cenare, di stare con i propri cari, ma l'interesse verso quest'area, l'interesse verso eventi come questo ci porta ad essere tutti qua e sono molto molto contento di questo. Non vado avanti. Grazie mille a tutti e ci rivediamo alla Grazie a prossima voi. puntata. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao a Alla tutti. prossima. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao. Grazie, grazie.